Oh Signore, fammi conoscere la mia fine e quale sia la misura dei miei giorni. Fa che io sappia quanto sono fragile. Oggi voglio invitarvi a pensare alla brevità della vita. Questo è ciò che fa il salmista, ci fa pensare. Il nemico non ama che gli esseri umani pensino, soprattutto quando si tratta di pensieri spirituali. Questo è il modo migliore per indurre a vivere con noncuranza, come se la vita non finisse mai. L'Apostolo Giacomo sembra sviluppare il pensiero del testo di oggi, quando afferma: «E ora, a voi che dite oggi o domani andremo nella tale città, vi staremo un anno, trafficheremo e guadagneremo, mentre non sapete quel che succederà domani. Che cos'è infatti la vita? Siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce». La Bibbia non insegna che è sbagliato fare progetti. Una vita senza piani è priva di significato. Il salmista consiglia di pianificare considerando la brevità della vita. Se si dovessero fare solo 5 cose nella vita, crescere i vostri figli, conseguire un titolo di studio, costruire una casa, essere in pace con Gesù e lasciare una buona eredità ai tuoi figli, quale sarebbe la priorità? Cosa sarebbe al primo posto? Quale lasceresti per ultimo? Una cosa dipende dall'altra? Sicuramente, ma il fondamento spirituale dà senso a tutto. Molte volte ho trovato persone che alla fine della loro esistenza si lamentano per il tempo perso e per le occasioni mancate. Un uomo che si è suicidato quando ha scoperto di avere l'AIDS ha scritto quanto segue: «Dio mi ha chiamato durante l'infanzia, la gioventù e l'età adulta. Non ho mai voluto sentire la sua voce e oggi ho scoperto che sono condannato. So che morirò e sento la voce di Dio che mi chiama, ma perché dovrei rispondere se la mia vita non ha più valore?» Riconosci la tua debolezza? Sai che oggi ci sei e domani non ci sarai? Perché non dare valore alle cose che valgono realmente? Perché non cambiare le priorità della vita? Amare, perdonare, dare una nuova possibilità a chi ha sbagliato. Godetevi le semplici gioie della vita. Emozionarsi per le lacrime di un bambino, essere gentile, insomma, in poche parole, le piccole cose che vale la pena di vivere. Che la vostra preghiera sia: «Oh Signore, fammi conoscere la mia fine e quale sia la misura dei miei giorni. Fa che io sappia quanto sono fragile». Buona giornata.